Bimbe, dovete dirmi il primo colore che vi viene in mente pensando all'iniziale del vostro nome. Tu con la A e te con la V. Verde. Mio arancione. Benissimo, quindi adesso dovrete andare a cercare nei nostri frigoriferi, nella dispensa, tutto ciò che è arancione per Anastasia e verde per Vanessa, perché faremo la challenge 24 ore, mangerete soltanto ciò che inizia con l'iniziale del vostro nome. Pronte? Avrete 5 minuti per raccogliere cibo. Esatto, avrete 5 minuti per raccogliere tutto ciò che troverete. Anastasia di colore arancione e Vanessa di colore verde. Via! Questo? Brava Ani! Oh, questo che è? Arancione è l'altro, amore. Esatto. Intanto il tempo passa, Nel frigo ci sono delle cose arancioni, Anastasia. Allora, Anastasia, qua ci sono le carote. Se la vuoi una carotina, okay. Dai, carota. L'arancia, anche il succo, il succo? È alla mela, è verde quel succo, è verde il succo, potrebbe essere d'aiuto a qualcuno. La zucchina, ma non vedi che ci sono le cose verdi nel cassetto? E l'arancia la devi prendere, dai. Aspetta, Vanessa, c'è qualcosa che non c'è? Non so cosa c'è di verde. No, niente, verde. Di là, di là, di là. Cos'è? Le fette biscottate. Fette biscottate, ok. Ok, sono anche arancioni. Sono arancioni dentro le fette biscottate, Anastasia, anche questo. Questo è per me allora? Sono passati 3 minuti e 27, ma dai. Di verde, qua c'è il pesto. Pesto, chi è verde? Vanessa, pesto. Sì, dai. Amore, di arancione? I panini? Sì. Io ho la camomilla. Ah, il tè? Tu sei verde, tu la camomilla. Ma sogni d'oro. Ok, preso per montare. Ok. Mio. C'è qualcos'altro? Non lo so. Oddio. Aspetta, io prendo solo. Mamma, mi è venuta media ora. Mancano 25 secondi. Dopo? Perché la tiene solo io ad Anastasia. Anastasia, Anastasia a me. Sì, va bene. Sì, io verde per te. Io e tu. Ma avete preso abbastanza cose? Sì, sì, wow. Dobbiamo portarli tutti sul tavolo. Il tempo è scaduto. Sì, sì, il tempo è scaduto. 5 minuti sono passati. Ok. Ma ok, adesso dobbiamo portare tutto fuori e dobbiamo assaggiare e mangiare tutto quello che avete preso. Io ho preso il succo alla mela verde. Sì, perfetto, direi. Che non l'ho mai assaggiato, però vabbè. Poi i taralli. Sì. Buonissimi. Patatine. Sì. Buonissime. Vabbè, allora. Che poi le patatine dentro non sono verdi. Vabbè. Vabbè, dai, anche la zucchina. Ma è una zucchina. Zucchina. Mozzarella. Mm-hmm. Verde. Guarda, è verdissima. Vabbè, la mozzarella. Però intanto la confezione è bianchissima. Poi questo succo di frutto. Un altro. Frutta. Un altro succhetto alla pera. Ma ragazzi, non sono una cosa. Un altro succhetto alla pera. Sì, ma non è sta. No, se non è la pasta. Ma con la pasta? Non c'è le patatine. Però potrebbe essere un'idea. Così le, così sì, le patatine, che sono gialline, diventano verdi. Pesto? Brava Anastasia. Qual è il pesto? Tanto deciderà Vanessa, l'hai detto tu. No, deciderà Anastasia. Ah sì, deciderà Anastasia, lo devo dire. E snack. Ok, verde. Tutto verde, perfetto. Anastasia, Anastasia. Io hai preso un panino. Sì, amore. Così quando me lo faccio da solo? O magari allora, tu puoi stare zitta? Tranquilla, te lo faccio io tanto. No. Sì, No. Tu puoi fare allora, il panino con la marmellata è buonissimo. Te lo faccio io tranquillo. Poi, la Fanta che fa assaggio. Tranquilla, che fa assaggio. La carota. Sì, mancano delle cose da Anastasia, la marmellata. La marmellata. L'estate. Sì, amore. La marmellata è buona. Questo. Sì. Che si chiama omogenizzato. Fette biscottate. Sì. Che sono arancioni giustamente dentro. Marroncine, arancione. E questi che sono gli snack preferiti di Vanessa. E oggi Anastasia li finirà. Li finirà e li mangerà tutti lei. Mangerò tutti. Ok.
bimbe. Ora portiamo tutto sul tavolo e poi Anastasia deciderà per te e tu deciderai per lei. Ok? Ok, siete pronte? Sì. Prontissime? Allora, io scelgo per Ani, visto che è una colazione. Partiamo dalla colazione allora. Allora, sì, Anastasia non ha molto per il pranzo e cena, eh? Vabbè. Io scelgo. Un po' scarsa, però. Per Ani, questo qui, ok? Alla mela e da bere l'estate. È l'unica cosa che ha. Quindi c'è anche l'aranciata, c'è l'arancia che può fare la spremuta. No, sta vai. Ok, io ti seguo. Come sono tanto gentile, per colazione questi. E questo succo. Ok. Va bene. Inizia? Iniziate insieme. Non avete bicchieri, eh? Vero. Ecco i bicchierini per Ani e per Vane. Ok, qua lo assaggio, eh? Chi me lo apre? Guarda. Avete bisogno di me per caso? Sì, grazie. Lei non può toccare la nostra. Dai. Vai Ani, il tuo omogenizzato, ma che omogenizzato è quello? Questo, è la fruttina. È la fruttina, amore, sì. Non volevi la fruttina? Era meglio quello al manzo, così almeno ti nutrivi un po' di più. Ok, bravissima. Com'è il tuo, la tua colazione? Buona? Ti apro anche questa? 37. Ma se non ci fossi io voi, cosa fareste senza di me? Come procede questa colazione? No. Fagliela assaggiare. No. Hai bevuto, Anastasia, il tuo estate? Sì? Tu il succo di frutta? No. Ok, possiamo passare al pranzo se volete. Sì. Allora, pronti per il pranzo? Chi tocca scegliere per primo? Sempre io. Perché sempre? Perché tu? Sì. No, prima io. No, io. Allora. Facciamo così, dai. Ok. Sasso, carta, forbice. Inizio io. Allora io ti scelgo, visto che non hai nulla per il pranzo, ti scelgo un bel panino con l'omogenizzato. Allora, vabbè, ognuno può pranzare come vuole. Visto che sono buona, c'è una carota, sono tanto buona io, perché sennò questa qua mi sceglie questa qua è il pranzo. Tanto dovete assaggiare tutto. Cosa credi? Che la carta cicchina te la scappi? Mi scelgo due cose. Ok, mi scelgo. Allora, questa. La marmellata di arance. Con il pane. Buono. E puoi mangiarti due fette biscottate. Buonissima. Okay, grazie, io ti scelgo. Come? Sei un po' gentile, io ti scelgo. No. La zucchina che poi andremo a tagliare da pucciare sopra dentro il pesto. Buona. Da bere manca. Sì. Da bere. E da bere ti metto qua. No, non sì. Puoi. Se ti posso. E da bere questo. Il succhino alla pera. Ma poi la pagherà la cena. Sai che la pagherà per la cena? La cena? No, no, siccome no. Tanto ora mi piace tutto. Ok. Non posso più assaggiare questo. Allora, Anastasia, devi prepararti un panino con la marmellata di zucchero, con la marmellata di arancia. E io invece devo prepararmi il buonissimo pesto con la cipriola. Che buono. È una zucchina. Con la marmellata, tesoro. Ascoltami, Vanessa, la zucchina la devi prima lavare, poi ne tagli un pezzettino sottile e pucci il pesto. Buona fortuna. Ma tu non ti va a tagliare? Piano piano che lo distruggi. Brava, perché già sei ritagliato. Adesso apriamo questo. Dai, sarà buono. Spostiamo. Sì che sarà buono. Non devi metterne Dai, Ani, ma non hai forza. Dai, perché te? Io sì. No. Tieni, tesoro. Tu? Bravissima Vanessa, Vanessa è partita alla grande. Secondo me è un ottimo abbinamento, la zucchina col pesto. Potremmo scoprire un abbinamento che non abbiamo mai mangiato, conosciuto. Dai, sì. Tu stai mettendo la marmellata, fa vedere. Bravissima tesoro. Assaggio.
Già, è tutto lì? Sì, non vuoi esagerare? Vediamo un po', Vanessa. No, è troppo poco. Ma va, va bene. Guarda che il pesto è buono, ti piace. La zucchina, sì. È un po' schifo. No, non ce la faccio. Dai, facciamo insieme, dà un po' schifo. Vabbè, il tuo panino con la marmellata non fa schifo, non piace a te. Hai visto? Hai visto? Io lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Io no. Cosa che di... Qual è il disgusto? Qual è? No, cosa vuoi bere? Cosa... Vuoi dargli un po' di tè? Poverina, c'hai il succo di frutta lì, eh? Perché lo sputi addirittura? L'acido del cetriolo. È una zucchina. Ce la puoi fare? Perché? Ma è buonissimo. Dove vai? Anastasia, non esageriamo. È un panino con la marmellata. Come? Sì, certo. Si blocca. Gira, dai, forza. Ma si blocca. Ma cosa si blocca? Il tuo neurone si blocca. No, mai con i denti. Non mi trovo più. Tutta muscoli e poi. È vero, però. Dai, Ali, falli vedere chi sei. Che sembri Olivia, ma in realtà sei Popeye. Niente, voi due su un'isola deserta morireste di fame e di sete. Strano. Vieni. Cosa stai mangiando? Il panino? Vedi che ti piace? È caldo! È buono! È caldo, ma l'abbiamo appena tirato fuori dal frigo. Già, si è già scaldato. Grazie, me lo mangio io il panino con la marmellata. Ci voleva anche un po' di burro, eh? Peccato. Ok, quando siete pronte partiamo con la cena. Adesso vi do qualche minuto perché altrimenti... No, io ho finito. Mettiamo in ordine. Ma sì. Merenda. Abbiamo già tutta la merenda. Tieni. Ok, tocca... A Dani scegliere. Tocca a Dani scegliere per Vanessa la merenda. Dai, che mi sono tanto. Questo li ho mangiati, eh? Ti scelgo le patatine con questo. Ok, va bene. E tu? E io scelgo l'Anastasia. Ani, questi non li hai mangiati prima, eh? E infatti, visto che è una merenda, no? Sana. Certo. Scelgo queste con la panta. Ma pensavo con l'arancia io, una merenda. No, va bene. Ah, ok, va bene. No. No, ormai. Ormai, va bene, ormai. Di sano non c'è niente dentro la Fanta, eh? Te lo dico, giusto per. Buona? Finalmente. Con che cosa? Col succo. Dovete prendere dei bicchieri puliti, eh? Le patatine famosissime verdi. Ma la sabbia? Ho già mangiato? Che cosa? Bacon. No, sarà la sua cena. Anche perché non è che le è rimasto molto ad Anastasia, eh? Le sono rimasti questi, la carota e l'arancia. E la camomilla. Anche. Carota. Le dammi la guapina. Dai, Ani, mangia le tue cose. Devi bere anche la Fanta, eh? Certo, anche lei deve bere quello. Hai sette, bevi l'aranciata, dai, te l'apro io. L'apri tu? Tienila con l'altra manina. Ho paura. Ok. È arrivata in soccorso. Ok, bevi pure. Dissetati. Io bevo la qui. Di questa cosa che a te non piace assolutamente. Perché è esatto. Cucciolini, dovete sapere che Anastasia non beve niente, a meno che non sia acqua ed estate. Ecco, rimediamo subito con l'estate. Lei non beve nessuna bibita gasata, fortunatamente, a differenza invece di Vanessa, che bisogna strappargliele dalle mani. Ok, terminiamo questa merenda oppure continuiamo? Allora bevi. Da qui? No, vai a prendere un bicchiere di plastica. Hai rubato le patatine. Ti ha rubato le patatine. Dai, una sola. Ecco, boh, abbiamo risolto il problema. Vabbè. Non vedeva l'ora. No.
Tu tipo a mo' di panino te le stai mangiando? Le desideravi così tanto, due patatine? Io vedo le arancioni, potevamo fare. Basta, devi bere il succo. No, più sete. Lo devi bere lo stesso. Ok. Bravissima, col suo bicchierino di plastica per assaggiare il succo alla mille. Assaggiare il bicchiere. Oh, ma è... Ma che cos'è? Cos'è quella povertà? Ma bevi, è succo alla mela, è buonissimo. Ok. Verdissimo, brava. Vai. Sai cosa ci fai con l'acqua? Ti sembra arancione? Sì, sì. Hai tanta sete di acqua? Però metti cade, guarda. È la mia che facevo. Un altro colore. È un trasparente, guarda. Mm. Amore, il colore non l'hai scelto tu, È l'iniziale del tuo nome. Vado io. Assaggio. Sì. Vai, ma vado. Cos'è? Ma perché? Così, Elena. Perché? Dai. Aggiungiamo un po'. Ma cos'è? È acqua, è zucchero. Ah. Ma che cos'è quella roba lì dentro? Non è niente. Non è niente. Ah, ma sai che vedevo bianco, sembrava che ci fosse zucchero. Perché lo bevi col cucchiaio? È succo alla mela. No. Ok. Anastasia, la smetti di mangiare le patatine che non sono della tua sfida? La smetti? Iniziamo con cena. Adesso abbiamo la cena. Mm-hmm. E poi, prima di andare a nanna, lo snack prima di andare a nanna. Mm. Ok? Ora, bimbe, portate avanti ciò che vi è rimasto. Avanti? Sì. A te questi due. A me questo, questo. A te l'arancia, la carota e questi snack. E questo. E il tè. A te la camomilla, 3, 4, gli stick, uguali. La mozzarella, perfetto. Okay. Chi tocca iniziare Anastasia. A scegliere? Anastasia, scegli per Vanessa la cena, mi raccomando. Sono così brava, sono così. Ti scelgo la mozzarella con questo. Ok. La mozzarella col tè. Tu? Va bene. Io ti scelgo invece la carota col tè, lo devi bucciare dentro. No, si va tesoro. Tu mi hai fatto fare il pesto con il cetrio e la carota zucchina. Allora tu l'hai fatta! Ce l'ha fatta! No? No, sì, tu devi quella e pucciarla dentro. Ormai ho già scelto. Tesoro, dai, sarà una cena buonissima. Ha ragione Vanessa, tu gli hai fatto pucciare la zucchina nel pesto. Va bene, allora dobbiamo preparare i bicchierini con dentro il tè e la camomilla. Io vado a prendere un... Ci penso io. Patatine, ok, allora vi ho portato i bicchierini da mettere dentro in infusione il tè. E tu la camomilla? Hai adesso la camomilla? Intanto Vanessa si accinge a cenare con la mozzarellina buonissima. L'ho già sbucciata, amore, la carota, dai. La dovrei mettere nella... Lo so. Lo metto qua dentro. Attenzione che è calda, Posso metterlo così? Bisogna lasciarla un po' lì, un attimino. Lo dentro. Vai, vai, lasciala, lasciala. Ok. Iniziamo già. Poi si può iniziare a mangiare. Piano, che se la tiri tutta si rompe. Dammi. Benissimo. Che brava che sei. Una vera coniglietta. Ho vinto. Intanto il tè si sta facendo, amore. Mm. E poi devi fare questo assaggino all'intorno del tè. La carotina bruciata. Allora, Vane, muovi un pochino la camomilla perché sennò... Oh, sì, dai, si sta facendo. Allora, quello di Anastasia è praticamente già pronto. Dai, Anastasia, puoi pucciare la carotina. Vai. Qui c'è una carotina. Avvicinalo al bicchiere se vuoi. Vai. Non avere paura. Prendilo e avvicinalo. No, bene. No, lo so. Non fare cadere il bicchiere. Puccia tanto. Vai. Sarà buonissima. Com'è? Buonissima. Hai visto? Vuoi provare? No. Vuoi provare? Sono calda. E sono un po' calda. Io mi bevo la mia camomilla. Così ti rilassi un po', perfetto. Sogni d'oro, tesoro. Mm. Non so se arrivi al break. Guardate. Non so se arrivi allo spuntino prima della nanna, con questa camomilla. Guardate. Ma tu sei bravissima. Sei un mito, Anastasia. Com'è la tua camomilla? Cosa bevo? È una camomilla. O nella testa. Ma da me mi è piaciuto tutto.
A me è piaciuto, a te è piaciuto. Ma a me mi piace questo, ma questo no. Però li mangi lo stesso. Devi assaggiare lo snack prima di andare a nanna. Ma guarda, è buonissimo. Così? Ma questo è buonissimo. Ma veramente? Ma mi stai facendo venire voglia di assaggiarla, allora, questa carotina. Assaggia. Fammi assaggiare. Proviamo questa delizia. Oh, delizia. Ah, è buona. È una carota bagnata. Infatti. Fammi assaggiare. Dai. Ma è buona, è una carota bagnata. Non si sente il gusto del tè. Ok, bravissima Anastasia, brava anche Vanessa, che termina la sua mozzarellina. E ci vediamo con lo spuntino prima della nanna, ok? Bimbe, è quasi buio, qua sta calando il sole e siamo arrivati all'ultima sfida, quella della nanna, quella prima di andare a nanna. Quindi l'ultimo snack, Anastasia, un'arancia. Ti ha schizzato? No, ti sei fatto male, ma non devi prendere a pugni un'arancia, si mangia. Tu hai gli stick e il succo alla pera, mentre Anastasia ha le schiacciatine al barbecue e l'arancia. Io apro. Apri, vai. Attenta. Wow, sei già pronta? Ho aperto. Hai sonno? E tu? Le hai prese anche tu? Buone. Quelle sono le preferite di Vanessa, gliele abbiamo rubate, l'ultimo pacchettino. Buonissimo. Anastasia, l'arancia la vuoi sotto forma di spremuta, che la mamma te la spreme in un attimo, che è buonissima? Sì, Ani, dai, devi bere. Vado. Tieni, amore, pronta la tua spremutina, che mi è pure caduta, l'ho dovuta rifare. Veramente? Sì. E non mi guardate così, capita. No, non si è rotto il bicchiere, è caduto il bicchiere, ma non si è rotto. Hai pulito? No, adesso aspetto te che vai a pulire. Certo. Com'è? Buona. È buona la spremuta d'arancia, sai, la mattina fa benissimo. Tu devi bere anche il tuo succhino, dai bimbe, su. Che abbiamo quasi finito, siete state bravissime. Tu hai mangiato gli snack? Dove vai? Da. Perché stai qua? Da. Cosa fai? Mamma mia, Anastasia, ti devi fermare, ti devi bloccare perché cade anche quella spremuta. Brava, bevila. Bravissima. Sono così buoni questi? Vanno così a ruba? No. Cioè, sono nella dispensa da un mese, non li ha mai mangiati nessuno, adesso li vogliono tutti. Va bene, cuccioline, dai, voglio vederti finire la spremuta, poi posso andare a dormire serena e tranquilla. E soddisfatta di questa challenge. Come l'avete trovata questa challenge? Difficile? Ah, ma l'avete. Ma stiamo facendo i baci. Infatti sì? Ora sono in forno. I bacetti di dama, buonissimo. Li ho spenti, sono pronti. Dopo li farciamo. E domani mattina facciamo colazione. Okay. Va bene? Allora, concludiamo qua la challenge. Anastasia, bevi ancora un pochino di spremuta. L'ultimo goccino e mammina chiude la challenge, dai. Vai. Lei non ha bevuto questo. Aprilo. Io l'ho già bevuto prima. È aperto? Sì. Vai, bevi. Ok. No. Anastasia, no. Perché vuoi tutto ciò che è di tua sorella? Guardami. Un pochino. Ma Anastasia ha perso la challenge, perché sta mangiando e bevendo tutto ciò che apparteneva a te. Dai, capito? Ok, questa challenge l'ha vinta Vanessa. No, l'ha vinta Vanessa. Tu devi bere le tue cose, non quelle di Vanessa. Sì, guarda che miscuglio di roba. Adesso sta male. Non mi dire che non ti piace. Ah, ecco. Va bene, allora concludiamo qui la nostra challenge con il colore arancione per Anastasia e il colore verde per Vanessa. E ci vediamo alla prossima sfida. E iscrivetevi al canale per la campanella, lasciate un bel like. Video. Ciao. Aspetta, commenti se volete altri video del genere. Ciao.